Più si viaggia e meno si paga. Questa è la formula alla base del nuovo sistema di utilizzo dei mezzi pubblici, un rivoluzionario abbonamento Alto Adige che la Giunta ha definito nel corso dell'ultima seduta su proposta dell'assessore provinciale alla mobilità, Thomas Wiedman. Vale su tutti i mezzi pubblici in Alto Adige e il costo scende in maniera proporzionale all'aumento dei chilometri percorsi è previsto un aumento del circa 70%, però se uno prende l'Abo allora vuol dire che con questo Abo può viaggiare in tutta la provincia, se viaggia molto allora la tariffa per chilometro è molto meno. Uh, credo che questo abbiamo dovuto fare perché l'Unione Europea e anche lo Stato uh, chiede da noi che una copertura delle spese per il trasporto pubblico del 35%. Noi fino adesso abbiamo avuto una copertura del 16% e anche con questo aumento arriviamo solo al 28%. Però diciamo, non possiamo fare tutto in una volta, credo, diciamo così, è sopportabile per tutti. Sempre il governo provinciale si è occupato della difficile situazione nordafricana, preoccupa infatti l'arrivo sulle coste italiane di una massiccia ondata di profughi. Intanto dobbiamo vedere un po' come si sviluppa tutto, però noi, dico, noi come ho detto, siamo disposti, a, se lo Stato ce lo chiede, di dare uh, diciamo, uh, questi aiuti, tende o anche altro materiale o container, eccetera. E se proprio fosse necessario vedere anche qui, d'intesa con altre istituzioni caritative, possiamo ospitare qualchiduno, però sperando sempre che non venga chiesto un soggiorno permanente, ma solo diciamo, per, per alcune settimane. Confermando la disponibilità della provincia, Dornwalder ha ribadito di ritenere poco sensata l'idea di assegnare un contingente di persone ad ogni regione italiana.